L'alba di un mattino qualunque. Gli abitanti delle campagne tra Imola e Lugo che si risvegliano divorati dalla morsa del freddo. Veniamo attirati dall'abbaiare di un cane. Il lamento continuo proviene da un casolare di campagna ormai fatiscente. La bestiola se ne sta lì, zoppicante, attaccata a una catena e sporcata dal fango che invade il piazzale. Questa era la sua cuccia, in mezzo alle pozzanghere e vicino al passaggio dei trattori. C'è ancora la catena, appoggiata a terra. Non c'è più lui però, il cagnone che per settimane si lamentava cercando aiuto. Abbiamo colto quel lamento e in collaborazione con un canile della zona sono intervenute le guardie zoofile che, valutando attentamente la situazione, si sono trovate costrette a sequestrare l'animale per maltrattamenti. Non sai subito dopo cosa ci è successo a te. Il mio cane. Ci ha ritirato il cane. Sai, buono, è un cane che l'avevamo da 5-6 anni. Di più, 7-8 anni. Ce l'ha ritirato. Ferma. Perché l'ha ritirato sto cane? Ha detto così che... Dice, ha dato una che noi lo mettevamo poco. Stava fuori o dentro? No, l'abbiamo sempre messo fuori. Ma è freddo fuori, ragazzi. Io non ho visto il cane, mi sono preoccupato adesso. Ho detto, aspetta che vado a salutare sì, il signore. Sì, ti ho fatto subito l'idea perché io voglio il mio cane. Puttana, troia, vigliacca. Sì, ma io voglio dire una cosa. Sì. Di notte dove stava sto cane? Fuori? Qualche volta stava lì nella casa vecchia. E qualche volta andava là dentro. Là dentro la sua tettoia. No, lo devi tenere dentro. Lo. Eh? Devi tenere in casa. È morde fred. Fa meno 6 la notte. Ora gli spettano alcune settimane di cure. Il cane è salvo per miracolo, ma si porterà dietro per il resto degli anni malattie croniche provocate da questi maltrattamenti e da una scarsa alimentazione.